Pasquale che mi sono, pare che mi sento invece. Sicuramente c'è lei, non c'è.
cosa ne pensa del nuovo vescovo a Lucina? Del nuovo vescovo penso assolutamente bene, l'ho già detto, ho espresso la mia simpatia per questo vescovo e sono certo che farà bene. Non sarà facile sostituire nei nostri cuori Don Mimmo, ma sono certo che i nostri cuori sono così grandi che potranno accogliere anche lui, quindi aggiungeremo un'altra bella persona, perché è una bella persona nei nostri ricordi più belli. Hai avuto modo di conoscerla personalmente? Sì, anche se in maniera superficiale, perché negli incontri, diciamo, nei pochi incontri, ma non lo so, c'è quella simpatia a pelle, alla fine insomma forse il primo impatto è quello che conta molto e trovo che sia una persona assolutamente una bella persona, sì. È quello che ci auguriamo tutti. Mi scusi, grazie, mi scusi, posso? Ah, ecco, bene. Allora, lei è il sindaco di San Vitaliano. Bene, allora cosa può dirci in merito a questa figura nuova che Lucera attende già da tempo del nostro vescovo? Che certamente il Signore attraverso Monsignor Giuliano ha benedetto ancora di più questa terra e sono certo che Monsignor Giuliano sarà all'altezza della situazione, del suo compito, perché farà crescere da un punto di vista umano e cristiano tutto il popolo e tutta la regione. Quindi insomma i presupposti sono tutti a suo favore anche per la cittadinanza, insomma. Certamente, certamente, perché l'esperienza umana e cristiana di Monsignor Giuliano è stata veramente confermata nel tempo attraverso le sue esperienze e riuscirà senz'altro ad essere guida e pastore all'altezza della situazione. Perfetto, grazie. Vice sindaco di Celenza Valfortore, questo è un giorno importante per Lucera, volevamo un suo parere, un suo pensiero per la diocesi. Beh, giustamente è un grande giorno perché avremo una nuova guida pastorale per cui che attendavamo da tanto, non perché Don Ciro non era all'altezza, per carità, siamo contenti di partecipare, quindi cosa dire, insomma, credo che sia un grande giorno. Va bene, le aspettative, insomma, vuole comunicarcene qualcuna? Ma aspettative, che le devo dire? In questo momento che posso dire, insomma, speriamo che tutto vada bene, che anche il nuovo vescovo segua quello che ha fatto il vescovo precedente. Noi siamo rimasti contenti anche di quello precedente, per cui che dire, che vada tutto bene. Va bene, la ringrazio. Al volo. Sono Leonardo De Matteis, comune di Alberoni. Ok. Come mostra l'origine. Allora, sindaco di Alberona, oggi è un giorno molto importante per la diocesi, quindi volevamo avere un suo punto di vista, un suo pensiero in merito. Beh, è una grande giornata, abbiamo atteso tanto tempo l'arrivo del nostro pastore, siamo qui a spalancargli le porte del nostro territorio, gli auguriamo di lavorare per le nostre comunità. Adesso parlo anche a nome del mio comune, che siamo sprovvisti di un parroco, quindi speriamo che la sua venuta sia un buon auspicio anche per la mia comunità di Alberona, ma in generale per tutta la Capitanata, per tutti i Monti Dauni. Va bene, quello che ci auguriamo tutti. Grazie. Leonardo Cavalieri, oggi è un giorno importante per la nostra diocesi, sicuramente questa figura è attesa da tanto, e se vuole rilasciare appunto il suo pensiero in merito. Sì, diciamo che oggi è una giornata importantissima, ci riempie di gioia. E perché comunque abbiamo una guida che comunque ci porterà ad un determinato cammino e spero che sia il più radioso possibile. Quindi per Lucera in modo particolare è da tempo ormai che si attende appunto l'arrivo del nuovo vescovo, quindi nelle persone c'è veramente un'attesa molto forte. Le aspettative secondo lei quali sono? Sì, le aspettative sono tante, però nello stesso tempo io penso che l'importante sia quello di continuare quello che sia stato già fatto, quindi iniziare nello stesso tempo continuando il percorso già intrapreso da Monsignor Cornacchi, penso che sia la cosa più importante da fare. Va bene, grazie.